interviste al calcio femminile. Siamo con Nadia Gaballo per l'Unica. Innanzitutto presentati dicendoci che ruolo fai all'interno della tua squadra. Allora, io sono un portiere, ho sempre fatto questo ruolo da quasi 11 anni che faccio questo ruolo, quindi niente, è sempre stato così e mi piace come ruolo, non mi sono mai pentita di rimanere in porta, anzi mi trovo benissimo, quindi tutto questo. Mi dicevi che comunque la tua storia calcistica ha un po' di anni alle spalle, ci spieghi un po' i tuoi trascorsi. Allora, ho iniziato all'età di 8 anni con i maschi, giocando sempre a 11, sono stata lì per 6 anni, mi sono trovata benissimo. Poi per colpa dell'età non potevo più giocare con i maschi, ho cercato varie squadre dove mi aveva cercato anche l'Atalanta, ma per troppo impegno con la scuola e la lontananza ho dovuto rifiutare. E mi aveva chiamato l'Unica ma non me la sentivo e ho fatto praticamente un anno ferma. Dopo ho deciso di riprendere, sono stata su Abranico per 2 anni e quest'anno mi ritrovo a tornare a 11, molto contenta perché volevo proprio tornare a 11 e non mi pento. Facciamo un po' una valutazione su questo campionato che probabilmente è stato al di sopra di ogni aspettativa. Beh, è un campionato molto combattuto con la Grate, però per i risultati che stiamo facendo ce lo meritiamo. Siamo una squadra molto unita che gioca molto sulla compattezza e anche i singoli vengono fuori, ma soprattutto lo spirito di squadra dimostra veramente che meritiamo di andare in Serie C l'anno prossimo. In tutto questo quanto conta la mano del mister Treccani? Moltissimo, perché nonostante ci siano partite un pochino più difficili o un pochino più facili, lui ci dà sempre la carica per andare in campo con grinta e non demoralizzarci in un risultato che magari stiamo perdendo per 1-0, anzi ci sprona a dare il meglio per noi. Secondo te è giusto che si dia così tanto spazio e peso al calcio maschile e così poco al calcio femminile? Sì, per me pesa troppo perché ci sono molte ragazze che io conosco che veramente meritano di andare in squadre veramente importanti e non è giusto che il maschile abbia così tanta visibilità rispetto al femminile, dove comunque rispetto al maschile e al femminile vedo che comunque c'è sempre stata la stessa grinta nel giocare, la voglia, ma soprattutto la passione per il calcio. Che alla fine è sempre la stessa. Cosa ti aspetti da queste ultime partite che restano a chiudere in bellezza, speriamo, il campionato, e cosa ti aspetti invece per l'anno prossimo? Quest'anno spero di riuscire comunque a vincere perché sono venuta qua con voglia, quindi un ritorno a 11 mi piacerebbe molto vincere questo campionato. Siamo a un buon punto, quindi speriamo nelle ultime 3 partite di riuscire a alzare questo titolo, a riuscire nella promozione. Per l'anno prossimo mi aspetto ovviamente di andare in Serie C, non ci sono mai stata, quindi sarebbe una nuova esperienza e spero con tutto il cuore che ci riusciamo. Ultima domanda, hai visto un po' le altre realtà di questo girone che coinvolgono anche province diverse dalla nostra e soprattutto territori diversi da quelli che sono la Valle Camonica. In cosa dovrebbe secondo te migliorare la Valle Camonica sotto l'aspetto del calcio femminile, imparare dagli altri? Dovrebbe dare molto più visibilità, perché comunque le ragazze non è vero che amano il calcio solo per certi calciatori belli, anche perché comunque vedo che le ragazze che amano il calcio lo amano proprio per passione, perché magari con un tiro al pallone col papà da bambine da lì gli è sempre piaciuto, quindi bisognerebbe dare più visibilità a loro.